Islam non conosce ISIS. ISIS non è musulmano, non è cristiano, non è buddista, anche altra religione. Loro sono malati. Basta parola così. Anche una persona, quando c'è questa funzione, non è possibile ammazzare una persona. È per dire no al terrorismo e al razzismo alla luce degli ultimi eventi che hanno scosso l'Europa e non solo, che l'Associazione Culturale del Bangladesh e la comunità bengalesi Ollus di Arezzo hanno deciso di scendere in strada promuovendo una fiaccolata per la pace. Che siamo noi prima di tutto è vittime di questo, no? E come fa a sentire quando un italiano, ci dico senza neanche distinguere, dire le mafia? È come se sentissi offesa, è la stessa cosa, perché non c'entra niente, non c'entra niente che persone e un gruppo di persone, il loro ideale, che fanno questa atrocità. Noi non ci sentiamo proprio nessun modo di partenere di con loro, anzi, spero che loro ragionano un attimo e utilizzano l'Islam per l'integrazione, per la portare in pace del mondo, perché oggi ha bisogno proprio. L'Islam proprio che dice che bisogna seminare il terrore, non credo proprio, quindi penso che l'ISIS sia tutta un'altra cosa dall'Islam. L'unica soluzione che abbiamo per sconfiggere il terrorismo è quello di trovare il modo insieme ai musulmani per isolare tutte quelle mele marce, quegli assassini, quei mostri che fanno atti terroristici. Altre soluzioni non ci sono, non è che possiamo buttare bombe atomiche o quant'altro. L'unica soluzione è arginare i mostri che sono dentro a quella religione, gli estremisti, perché si possa avere invece un dialogo positivo. Il corteo ha preso avvio da Piazza della Stazione dopo aver percorso Corso Italia e terminato in Piazza della Libertà. Salam aleikum. La pace sia con voi e ancora shalom. Questi tre saluti di musulmani, cristiani ed ebrei hanno lo stesso tema, la pace. E se siete qui, se siamo qui, è perché tutte e tre le religioni, le grandi religioni, vogliono la pace. Chi non vuole la pace, chi è un violento, non è un uomo religioso.